Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me da rientrante, ormai già rientrato, anzi ti ho visto arrivare in macchina sì, questa sera, quindi ormai sei operativo. Operativo al 100%. A tutti gli effetti. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, buonasera, bentrovato. Parca. Oh, ci manca la sabbia, l'ombrellone, ormai ci siamo. Le temperature, esatto. Che sì. Infatti esatto. Noi per la seconda volta, per la seconda puntata di fila, ci colleghiamo con la Sardegna, perché così respiriamo. L'aria di mare. Di mare. Esatto. E abbiamo detto che dal terzo collegamento in poi andiamo direttamente in Sardegna. Abbiamo l'ok per poter andare là. Facciamo una puntata in esterna direttamente esatto. In spiaggia, non sarebbe male. Non sarebbe male, ci si potrebbe pensare. Il budget di quest'anno lo utilizziamo esatto. Per una bella vacanza in Sardegna. Questa sera, Driver, torniamo a parlare dell'IRC, International Rally Cup, ma soprattutto torniamo a parlare di giovani piloti talentuosi. Noi siamo quelli che spingono i giovani che hanno bisogno. A noi fa sempre piacere parlare di loro, fa sempre piacere averli in studio. Un paio di piloti tornano a trovarci perché già ci sono venuti a trovare. Abbiamo invece anche una new entry proprio dalla Sardegna, proprio da lui che andremo poi nelle prossime puntate. Approfondiremo questa sera infatti la categoria Under 25 dell'IRC, che è una categoria molto molto combattuta. Ad una gara dalla fine, manca infatti il rally di Città di Bassano, che si svolgerà il 28 di ottobre, quindi manca ancora qualche mese per la preparazione. Ci sono tre piloti racchiusi in soli 13 punti nella classifica Under 25 e quindi nell'ultima gara immagino se le daranno di santa ragione. E questi tre piloti che si contengono la vittoria finale sono con noi questa sera qui a Driver. Collegato, come dicevamo prima, direttamente dalla Sardegna a Driver TV, con noi stasera c'è Mattia Riccio. Buonasera Mattia. Buonasera a tutti. Riccio, non Riccio, l'ho detto male io, Riccio, sì. Scusami. Benvenuto a Driver Mattia. Grazie a voi di avermi invitato, è un onore essere qua per me. Grazie di cuore. Allora, ho presentato per primo Mattia perché Mattia in questo momento è in testa alla classifica con 123,5 esatto. Punti, perché ci sono i vari coefficienti, poi spiegheremo anche queste cose. Quindi è l'uomo da battere nell'ultima... È quello in alto al podio. Assolutamente sì. Dietro di lui ha 13 punti in meno, a pari merito, quindi qui si sgomiteranno fra pochissimo perché sono anche seduti vicino. Infatti li abbiamo messi un po' distanti apposta perché magari si sgomitavano già da qua. Li abbiamo separati un po', in studio con noi tornano a trovarci ed è un piacere. Gabriel Di Pietro, buonasera Gabriel. Ciao a tutti, Gabriel. Buonasera. Bentornato a Driver. Grazie. Lui 110 punti, anche lui 110 punti, torna a Driver anche Michele Bormolini. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera e bentornato Michele, anche per lui 110 punti. Quindi la distanza è veramente minima, manca una sola gara, come detto, tre già sono state corse. Nell'ultima gara però il coefficiente sarà 1,5, il che vuol dire che i punti guadagnati nell'ultima saranno gara valgono veramente molto molto di più. Esatto. E allora vogliamo fare le cose fatte bene, come fanno quelli bravi, e andiamo prima a rivivere le tre gare che esatto. Già sono state corse fino ad oggi e poi invece andiamo a capire come stanno preparando l'ultima gara. Giustamente. Direi di far partire Mattia, che è collegato, che per farci raccontare appunto come sono state i primi tre suoi rally, le sue prime tre gare. Mattia, se ci senti, comincio a far raccontare a te il tuo Maremma, il tuo Taro e il tuo Casentino. Certo, certo. Allora, il Maremma per me è stata la prima gara su strada, perché ho preso la patente a gennaio, quindi è stato un impatto molto difficile perché ero abituato a correre in pista. Mi ha fatto l'anno scorso tre gare, Adria, Pavia e Velovatti, quindi tornare sulla strada è stato un impatto abbastanza difficile, però dai, ci siamo divertiti, che è la cosa importante. Le condizioni non erano delle migliori perché comunque abbiamo trovato sole, pioggia, non sapevamo neanche noi che gomme montare. E non è stato facile, però ci siamo cavati bene, abbiamo fatto quarti di Under 25, adesso non mi ricordo bene, quindi tutto posto. Bene. La seconda gara Maremma, è il Taro. Sesto posto. Maremma, sesto posto. Così ho trovato io andando a spulciare tra le tre tue. Vabbè, io no, come primo anno non stavo guardando manco classifiche perché ci vorrei solo imparare. No, dobbiamo imparare quest'anno per cercare di essere molto più competitivi il prossimo anno. Beh, già stai imparando bene, dai, tutto sommato. Sì, dai, piano piano. Per essere la prima gara, Maremma è andata anche troppo bene. Direi che stai imparando molto bene perché sei primo in classifica e quindi direi che sei molto veloce nell'apprendimento. Più veloce di così è difficile, secondo esatto. Me. Invece il Taro abbiamo trovato condizioni migliori già
dal primo giorno dello Shakedown perché c'era il sole. Poi il secondo giorno un po' ha piovuto, poi abbiamo ritrovato umido, però le scelte delle gomme erano molto più semplici, perché comunque avevamo la certezza di che meteo faceva. Quindi lì ci sono trovati bene, abbiamo preso molta più confidenza con la vettura, con il mio navigatore Enrico, quindi lì sono andati molto molto bene. E la mia gara migliore per adesso è stata l'ultima, quella del Casentino, che abbiamo fatto prima di andare 25. Quindi Era la prima lì è volta che andata andavi a perfetto. Casentino? Che... È la prima volta, sì, sono tutte prime gare queste. Ah, quindi un bel debutto, dai, direi. Sì, dai, bellissimo. Quindi sei stato molto regolare innanzitutto e sei andato migliorando, ecco perché ti trovi appunto in testa alla classifica Under 25 con questi 13 punti e mezzo di vantaggio sui nostri due ospiti in studio. Passiamo allora a Gabriel. Gabriel, sei andato molto bene nelle prime due gare, perché meglio di così non potevi andare, e c'è stato qualche problemino invece al Casentino. Quindi faccio raccontare a te come sono andate appunto queste prime tre gare dell'IRC. Sì, hai detto bene, al Maremma e al Taro abbiamo vinto entrambe l'Under 25 e al Maremma abbiamo fatto secondi di R2 a causa di una scelta sbagliata di gomme l'ultimo giro di prove, visto che eravamo davanti, però ho deciso di fare una pazzia sbagliando completamente, ma fa parte Del gioco. dell'esperienza, esatto. Quindi abbiamo fatto secondi e al Taro abbiamo vinto l'Under 25, abbiamo vinto l'R2B, abbiamo fatto terzi di Rally 4, per cui tutto perfetto. Al Casentino, purtroppo, dopo aver vinto ancora la prima prova, ci sono rotte le colonnette sulla seconda e abbiamo dovuto alzare bandiera bianca, purtroppo. Alla fine, in un campionato di quattro gare, bisogna cercare di essere il più costante possibile. Noi, non per colpa nostra, ci siamo dovuti fermare. La cosa buona è che ci sarà uno scarto, per cui, se non sbaglio, con lo scarto dovremmo comunque essere. Già, diciamo, contando gli scarti al primo posto, ovviamente obbligo a Bassano a non sbagliare e andare insomma a lottare per vincere sia per l'R2B sia per l'Under 25, perché alla fine quelli sono gli obiettivi. Chiaro, chiaro, assolutamente sì. È andata male perché il Casentino c'era un coefficiente di 1,25, Sì, quindi arrivando bene lì potevi avere ancora più punti già esatto. rispetto a quelli che hai, però avendo lo scarto, in effetti, ti Sì, giochi la cosa tutto. bella appunto del campionato dell'IRC è che c'è sempre uno scarto e si riesce sempre a mettere da parte la gara peggiore della stagione, e quindi ti può permettere sempre di rientrare in classifica sempre con degli ottimi punteggi. Per l'Under 25 l'unico ad avere un ritiro sono io, per cui sono un po' più favoriti loro, però alla fine abbiamo vinto le prime due, quindi vuol dire che la velocità c'è. Per Eh beh, direi proprio di sì. l'R2 invece noi primi 5 ci siamo già tutti giocati praticamente uno scarto, per cui a Bassano ci giocheremo praticamente quasi tutto ad armi pari, tutti attaccati, sarà bello. Eh sì, È lì veramente interessante anche sarà. perché poi quando sei lì tutti sul filo dei secondi è proprio bello, perché devi limare proprio tutto per essere più, diciamo, determinato e più. Devi preparare la gara nel miglior modo possibile, perché il livello è alto e la più piccola differenza si vede. E noi quest'anno siamo arrivati con una mentalità parecchio diversa rispetto all'anno scorso, e i risultati si vedono, per Poi cui. c'è da dire che a Bassano ci sarà anche un po' l'incognita meteo. E meno Siamo male. a fine ottobre, per cui la scelta delle gomme, la scelta degli assetti sarà determinato proprio Esatto. dalla stabilità o l'instabilità del tempo che ci sia. Sotto quell'aspetto meglio, perché comunque crea un po' più di imprevisto ed è quello Assolutamente. che a noi serve in questo momento per provare a se si riesce a fare la differenza, anche se sarà Certo. dura perché il livello è alto. Però è quella cosa che ti permette magari di fare un Sì, filino più di differenza scegliendo. se rischi un po' di più puoi fare il tempo, se invece magari decidi di mollare un po' rischi di essere dietro di tanto, Chiaro. quindi è un giusto Chiaro. bilanciamento che devi Giustamente, anche trovare. perché se siete in 5-6 lì tutti Sì, siamo in attaccati, basta 5. niente prendere magari un secondo al chilometro e ti trovi fuori dai Esatto. giochi. Lo sai meglio di me. E qui Qualche esatto. garetta sulle spalle c'erano, quindi un Esatto, po' di. lo sapete bene tutti Sì, come funziona. esatto. Allora arrivo da Michele, abbiamo ancora un paio di minuti, quindi tutto il tempo per raccontarci anche per te le prime tre gare dell'IRC. Tu sei andato migliorando gara dopo gara e quindi ti faccio raccontare appunto queste prime tre gare. Allora, sì, come hai detto te, sto andando tanto migliorando. Quest'anno, purtroppo, avendo corso poco l'anno scorso, quest'anno una nuova macchina per me di nuovo in un nuovo campionato dove
tutte le gare per me sono nuove. Ho preso questa stagione più di testa, ovvero mi sto maltrattando mentalmente perché devo imparare a capire che le macchine su asfalto tengono, che è una cosa che fa ridere, però per me è una cosa sana, sì. Perché arrivo dal ghiaccio, certo. dove le macchine non tengono. Non tengono e meno stanno dritte meglio è, quindi diciamo che quest'anno sto lavorando proprio in questo aspetto qua e sta funzionando, perché l'ultima gara ho visto finalmente il lavoro che sto facendo io con il mio navigatore e quindi sono veramente contento. Ce la stiamo mettendo tutta e pian piano i miglioramenti arrivano, sto capendo la macchina e in gare totalmente nuove per me mi sto trovando veramente tanto bene, perché in solo 3 passaggi di ricognizione mi ritrovo sempre molto a posto con le note, e quindi quando poi si è dentro in prova speciale si è molto più tranquilli, diciamo. È una bella scuola anche quella, insomma, si impara chilometro dopo chilometro, esatto, di solito, che dici. Oh no, è determinante riuscire a fare un'ottima stesura delle note, quindi descrivere al meglio la strada nei 3 passaggi consentiti, è una cosa che tutti i giovani devono imparare. Diciamo, quelli vecchi fanno molta più fatica perché una volta si usava consumare le strade, invece adesso giustamente bisogna fare 3 passaggi per essere cambiato. così ti permette di andare a fare gare anche all'estero, e con 3 passaggi sei competitivo, sennò hai sempre bisogno, certo, di qualcosa in più che poi non ti permette di essere competitivo. Quindi finalmente, molto importante fare la preparazione come stanno seguendo loro, che è determinante. E ti aiuta a capire meglio come preparare una gara. Poi in ogni caso, in un campionato dove non conta il risultato esplode la singola gara, ma lavorare sulla stagione, certo, e in ottica campionato, quindi magari tante volte uno deve sacrificare un risultato che magari può essere alla portata di mano per portare a casa punti pesanti, esatto, per tutto il campionato, è molto importante e molto, diciamo, istruttivo. Esatto, che è stato un po' il nostro obiettivo del Casentino, perché le temperature e un po' di errori hanno portato fuori tanti contendenti alla gara, e infatti ci siamo ritrovati sulla terza prova che erano già stati eliminati, diciamo, in 5 o 6, quindi è diventata più una gara di testa che una gara di velocità. E quindi Casentino, guarda, io sono innamorato di quella gara perché ho avuto la fortuna di vincere nel 2010 e quindi è una gara veramente impegnativa. Le temperature ti fanno deconcentrare tanto, ti stressano mentalmente, quindi riuscire a riportare a casa un risultato a un Casentino vale come 2 gare, esatto, di un campionato. Esatto, me. Anche perché non solo le temperature, ma anche le strade sono veramente tanto complicate, quindi usare... Mancava la talla, quella lunga. Quindi diciamo che noi facevamo una gara... come ultima prova, anche voi, sì, avete fatto Crocina da 22, esatto, però quando era la 36, mi ricordo che arrivava a fine gara che non sapevi neanche da che parte eri girato. Esatto. Gabriel, lo fanno apposta a girare il dito nella palla. A girare, esatto, è l'unica gara che non ha concluso, esatto. Era proprio la gara clou dell'anno degli RC, proprio quella dove ho detto se c'è una gara dove voglio far bene è quella, perché è una gara bellissima. Ma abbiamo iniziato bene, poi adesso fanno apposta. Adesso fanno apposta a girare, esatto, il coltello nella piaga. Ovviamente noi scherziamo come sempre, questo è un po' lo spirito di Driver, parlare di corse, parlare di cose importanti, ma soprattutto è sempre prendersi anche non troppo sul serio. Esattamente. Ci fermiamo per un minuto, come sempre, fermi sul divano con le cinture di sicurezza allacciate, torniamo e fra sotto l'ombrellone. Sotto l'ombrellone, esatto, per Mattia. Mattia, non prendere troppo sole, torniamo subito anche da te, fermi sul divano. Ah, ok, che non è male in questo periodo. Cinture di sicurezza allacciate, torniamo fra un minuto con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotechnicar la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57, oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nozere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotechnicar. Passione e qualità ti aspettano da Autotechnicar.
Di nuovo in studio con Driver TV, il primo blocco come sempre volato via, anche perché questa sera abbiamo tre ospiti, quindi cercare di far parlare un po' tutti diventa ancora più difficile. Devi tenerli con le briglie, perché esatto. Partono a ruota libera, che sono poi tutti fortunatamente chiacchieroni, e diventa dura tenerli. È una gran bella cosa. Volevo tornare da Mattia. Mattia, qui abbiamo in studio due persone che non ti vogliono fare assolutamente vincere questo campionato Under 25, non so se li hai seguiti durante il primo blocco, hanno tutte le intenzioni di portarti via il primato. Ma anche noi non ce la facciamo scappare, quindi sarà una bella battaglia fino alla fine. Così mi piace. Bello, questo è bello. Allora parto da te, ultima gara, mancano ancora chiaramente un paio di mesi, perché da qui a ottobre anche forse qualcosina di più. Come stai preparando l'ultima gara? Come la stai preparando? Come la Visto stai che poi l'avrei già fatta più volte. Peccato che è la prima volta, quindi non abbiamo esperienza su quel tipo di fondo, però... cercheremo di dare il massimo, la prepareremo sicuramente molto bene questa, visto che comunque siamo in lotta per il campionato. Faremo un paio di test prima della gara, sicuramente, e poi video delle prove, in modo da impararle il meglio possibile. E arrivare preparati al 100%. Arrivare pronti al 100% subito dalla prima prova. Attaccare subito dall'inizio, subito. Perfetto. E da qui ad ottobre c'è qualche altra gara in programma? Farai qualche altro appuntamento oppure no? Allora, stavamo pensando di fare qua in Sardegna, Terra Sarda, che è comunque la gara di casa, così per comunque anche gara test in vista del Bassano. Certo. Che sarà quando? Il 10 ottobre, o il 9 o il 10 ottobre. Quindi 10 giorni prima della gara? Sì, proprio vicini. Perfetto. Dopo un po' di mesi fermi, comunque per riprendere la manualità sulle macchine ci vuole. Giusto. Ah sì, poi prendere il passo gara su una gara è importante fare esatto. Test, ma è importante anche potersi confrontare col cronometro e tutto, perché i test sono importanti, ma in gara che capisci, diciamo, i limiti più veramente dove sei. E quindi ovviamente l'in bocca al lupo va a tutti e tre, cominciamo a dare l'in bocca al lupo a te, Mattia. Passo adesso invece a Gabriel, anche per te stessa domanda: come preparerai questa gara? Anche tu farai qualche test prima, qualche gara prima, o arriverai pronto via e si riparte da dove abbiamo lasciato? No, la prepareremo come abbiamo sempre fatto finora negli RC, quindi ovviamente con i tre passaggi durante le ricognizioni, con qualche video, diciamo, la settimana prima. Tu l'hai già fatto? L'abbiamo già fatto l'anno scorso, quindi sperando che le prove rimangano quelle. Ho visto quest'anno che nel rifare gare che ho già fatto l'anno scorso è comunque molto più facile. Non avevo mai avuto, diciamo, questa esperienza, visto che erano sempre gare nuove. E come gara in più mi piacerebbe fare almeno una gara con la 208. Perché diciamo al Casentino non sono stato molto contento del setup della macchina, non so come mai, non so se magari erano già le colonnette che mi stavano lasciando durante la prima prova, ma ho lamentato un sacco di sottosterzo e un feeling non buono, non mi piaceva sinceramente, per cui bisognerà arrivare al 100% con tutto e mi piacerebbe fare una gara, magari qualcosa in casa e poi magari qualcos'altro, non lo so, spero di riuscire a fare ancora un paio di gare in più oltre Bassano, una con la 208 e poi non lo so, magari qualcosa già con l'idea per l'anno prossimo, insomma, visto che penso che l'Euro 2B andrà in pensione almeno per quanto mi riguarda a fine anno, visto che ormai è arrivata a fine vita. Esatto. Ci sono dei progetti futuri magari? Sì, ma anche proprio a livello di macchina ormai è arrivata alla fine, soltanto, cioè l'IRC è l'unico campionato che ci permette di correre usando la vecchia. E alla fine, se vuoi crescere, devi fare lo step come hanno già fatto altri che avranno già 2-3 anni di esperienza sulla Rally 4. Se l'idea è già di andare verso quella macchina lì, bisogna già fare qualcosa quest'anno, certo. Se no l'anno prossimo c'è troppo poco tempo per arrivare pronti. Assolutamente, è importantissimo, perché si guarda sempre in prospettiva. Loro hanno un'età che gli permette di guardare, giusto, e giusto. Devono assolutamente guardare in prospettiva. Michele, per te stessa domanda, quindi come ti stai preparando per l'ultima gara e anche per te se da qui ad ottobre appunto c'è qualche altro appuntamento che ti aspetta? Di sicuro il Bassano sarà una delle gare più complicate, perché sappiamo che il mondialito, diciamo, del Bassano sarà complicata sia per i local che per tutti quelli che ad esempio l'hanno già fatta, così,
e quindi io cercherò sempre di arrivare con la stessa mentalità di dover migliorare e cercare di capire al meglio la macchina e trovare il feeling che mi manca sull'asfalto. Una volta capito questo qua, cercheremo sicuramente prima del Bassano di fare una gara. Si pensava al Como, visto che è la gara più vicina a me, è una gara che ho già fatto, quindi spero di trovarmi bene lì dentro, anche per imparare ancora di più la macchina. Poi, come ha detto Gabriel, visto che dopo 3 anni, 4 anni che non correvamo insieme coi car cross, quest'anno ci siamo ritrovati insieme nell'R2B e quindi a sto punto forse prossimo anno ci ritroviamo insieme anche con le Rally 4. Quindi si spera che... Stai dicendo tutto tu. Si spera che prossimo anno la battaglia parta da subito e non dalla penultima gara. Chiaramente, però chiaramente. Ci si proverà. Mi avete anticipato un po' le domande dell'ultimo blocco, che era per capire cosa farete l'anno prossimo, se avete già qualche cosa che bolle in pentola, insomma, pronto. Ci torneremo, esatto, ci torneremo nell'ultimo blocco. Quanto è importante, Pacca, lo voglio chiedere a te invece in prospettiva, proprio per questa cosa. Ogni anno bisogna, secondo me, provare cose nuove alla loro età, ovviamente io mi riferisco a loro. Provare esperienze nuove, e magari campionati nuovi, macchine nuove. Quanto è importante fare le scelte giuste in questa direzione? Assolutamente, è determinante, anche perché sbagliare la tipologia di macchina, volere aver fretta magari di provare macchine più grosse, magari ti fanno ritardare determinati meccanismi che ti possono aiutare poi a sviluppare il feeling con una macchina. Faccio l'esempio tu del Valtellina, che hai corso con la Skoda, bellissima esperienza sicuramente, importante tutto, però dal lato di crescita, secondo il mio punto di vista, era più logico continuare lo sviluppo, esatto, della R2B in modo tale, così, perché cambiare, passare su una tipologia di macchina e poi tornare indietro crea un po' di sguido mentale. Me lo aspettavo anch'io, in realtà mi ha aiutato molto, perché visto che facevo molta fatica a capire le velocità in curva, a capire quanto la macchina tenesse, avendo già usato più volte, certo, l'R5, al Coppa Valtellina ho capito delle cose che mi mancavano. E quindi al Casentino me le sono riportate dietro e mi sono riportato dietro tanta aggressività in più. Bene. E quindi sono contento, perché lo step forse esagerato che abbiamo fatto ti ha dato la possibilità in realtà di mi ha aiutato tanto, certo, dall'altra parte. Quindi ogni tanto aiuto, ogni tanto no, esatto, per fortuna questa aiuta. Volta ha aiutato veramente tanto. Oh, questo di buono. È ottimo, certo. Qualcosa di buono l'hai preso, esatto, l'hai portato a casa e l'hai assimilato, che è, esatto, fondamentale. E chiaramente è fondamentale stare in macchina, poiché al di là del che tipo di macchina, al di, esatto, là del tipo di campionato, di più rally. Più uno sta in macchina, più prende confidenza con la capacità di controllo della gomma, inizierai a avere la sensibilità, il feeling con l'assetto, modificare l'assetto, capire come la macchina reagisce e ti interpone e ti dà la possibilità di andare più forte, ovviamente. Chiaro. Quello è la cosa più importante. Mattia, torno da te, sei sempre collegato con noi, non sei in spiaggia, mi auguro di no. E abbiamo appena iniziato a parlare dei progetti futuri, non so se tu hai già in testa qualche cosa per il progetto di questo finale di stagione, ma anche e soprattutto per la stagione entrante nel 2023. Allora, il nostro obiettivo quest'anno era formarci sull'asfalto, comunque non avendo esperienza nelle gare su strada, e ci è sembrato molto formativo prendere parte all'IRC. Per il prossimo anno mi piacerebbe provare la terra, adesso stiamo valutando cosa fare ancora il prossimo anno, quindi ancora un'idea in mente non ce l'ho, però mai ci vedrete sulla terra in molte gare. Beh, la terra, Pacca, è divertentissima. Beh, assolutamente. Anche tu quest'anno avevi una mezza idea, esatto, se non ricordo, esatto, male. È saltato un po' di situazioni, per cui non ho potuto portare a termine il mio obiettivo di iniziare a fare un po' di... Però sicuramente la terra è formativa, come formativo l'asfalto. Sì, poi essendo nato in Sardegna, la terra. Esatto, ovviamente, esatto. È il pane per i tuoi denti, come si suol dire. E quindi è molto importante provare, soprattutto loro che sono giovani, avere la possibilità di fare ambedue le superfici o le tre come il ghiaccio, è sempre qualcosa di
stimoli e sensazioni che puoi accumulare per avere poi la tua esperienza, la tua carriera. Impara l'arte, mettila da parte, si dice che serve sempre, può tornare utile sempre e comunque. Gabriel, per te invece c'è già qualche progetto, qualcosina già hai accennato? C'è qualcosa che si può dire, non si può dire, ancora non c'è niente di chiaro? No, non c'è niente di chiaro per me, dipende tutto molto da, diciamo, le disponibilità economiche che arrivano, quindi sponsor come tutti. Ovviamente la cosa più ideale da fare sarebbe correre sulla terra, perché se vuoi provare a fare un qualcosa e a crescere nel modo più giusto devi correre lì. Però ovviamente si sa che il budget a disposizione è sempre molto risicato, per cui ancora per quest'anno la scelta è ricaduta sull'IRC, visto che con 4 gare puoi portare a casa dei bei premi, le gare sono belle, premi, comunque certo, impegnative, e puoi crescere parecchio, però l'idea è quella. Dipende, mi piacerebbe comunque avere la possibilità di correre di più, e perché come ha detto comunque Pacca, devi correre tanto se vuoi fare esperienze e crescere, per cui idee non ce ne sono ancora. Spero che qualcosa comincerà a bollire in pentola, visto che comunque sia me che Serena, io almeno navigatrice quest'anno stiamo facendo bene, per cui penso che magari potremo cominciare a meritarci qualche opportunità. Ecco. Certo, magari qualcuno si accorge insomma di questo ottimo lavoro che state facendo. Almeno l'impegno. Tu hai qualcosina, hai già accennato Michele, anche per te, 2023, che cosa ti aspetta, qual è la prospettiva insomma? Di sicuro devo dire che l'IRC è stato e tuttora un gran campionato e dove mi sono trovato molto bene, quindi c'è sia la volontà di continuare lì, ma anche la voglia di vedere un po' di altre cose in giro. Mm-hmm. C'è sempre il sogno nel cassetto, che però purtroppo al momento è sempre più un sogno che è una realtà. Lì nel cassetto. È sempre lì nel cassetto. Non riusciamo a toglierlo. Sono molto lunghi, no? E lo vedi là in fondo. Poi ci arrivo. Prima arriva. Non ci arrivi con il braccio. Esatto. Però ecco, la terra io l'ho già provata con trazione anteriore oppure col car cross. Col trazione anteriore purtroppo l'ho provata nel modo più sbagliato, non riuscendo mai a fare quello che volevo, anche perché mi sono ritrovato molto in difficoltà, quindi mi piacerebbe tornarci con una testa un filo più matura e cercare di capirla meglio. Ottimo, ottime prospettive. Poi parleremo anche dei sogni, visto esatto, che giusto, la teniamo come domanda finale, quali forza. Sono i sogni che avete nel cassetto. Il timer dice zero, come sempre, ci dobbiamo fermare, sempre sul divano, sempre con le cinture di sicurezza allacciate, aria condizionata accesa perché fa caldissimo, torniamo fra un minuto con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnicar la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nozare 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnicar. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnicar. Di nuovo in studio con Driver TV, abbiamo ancora il blocco, quello che a noi piace particolarmente, il famoso senza tuta, esattamente. Vi facciamo togliere la tuta e andiamo a conoscervi un po' meglio anche dal punto di vista personale, cerchiamo di capire come vi siete avvicinati a questo sport, chi vi ha avvicinato bene o male, qualcosina già sappiamo, però facciamo finta di no. Io non saper niente. Come avete iniziato le prime gare, i primi mezzi che avete utilizzato e poi invece andiamo a raccontare il famoso sogno nel cassetto, qual è, lo vogliamo sapere. Esatto. Riparto da te, Matteo. Perché prima però vi volevo fare una domanda per capire come vi siete trovati in questo campionato, nell'IRC 2022, come è stata questa esperienza, che non è ancora finita però insomma siete già a buon punto. Sì, ancora l'esperienza non è finita, per adesso è stata un'esperienza veramente molto bella, soprattutto per un ragazzo di 18 anni, iniziare con un International Rally Cup è veramente un'ottima cosa, perché comunque sono 4 gare molto formative, ognuna ha le sue particolarità. E ti permette comunque di avere molti primi,
perché comunque i primi pali non sono pochi, soprattutto di classe di under 25. E giustamente negli RC è il campionato, diciamo, dove c'è un montepremi molto sostanzioso, dove tutti i piloti sono appetiti, cioè gli viene l'appetito andare a correre, quindi è molto piacevole. E gli RC è sempre stato un campionato così molto, molto assolutamente ricco. Sì, è un bel modo per mettersi in mostra, come diceva appunto prima Gabriel, ma soprattutto c'è la possibilità, andando bene, di portare a casa due soldini che fanno, fanno sempre comodo per la stagione successiva. Assolutamente ovviamente. Sì, e quindi arrivo da te Gabriel per capire appunto come, sta andando, e via, come sta andando, visto che manca ancora una gara, questo IRC, come ti sei trovato? Ma, come ho detto, l'avevo già fatto l'anno scorso, me l'ho già trovato molto bene. Quest'anno, diciamo, l'MDS è sempre quella, il livello è alto, noi in classe siamo sempre in 20-25 e comunque proprio come IRC, proprio come campionato, vanta il maggior numero di iscritti in Italia, quindi questo fa onore a Loriano e a tutto il suo entourage, perché ogni anno mettono in piedi sempre un campionato bellissimo. L'unica pecca secondo me è che con una gara in più sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ed è un peccato aver perso l'Appennino Reggiano quest'anno, visto quello che è successo l'anno scorso, perché era davvero una gara molto molto bella, e con 5 gare sarebbe, come ho detto, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Però comunque, ripeto, un campionato di 4 gare con dei montepremi così alti in Italia non c'è, e magari per chi come me ha poco budget è la soluzione migliore per riuscire a correre, fare esperienza in un livello alto, e di conseguenza, se poi va bene, insomma, a fine anno portare poi a casa dei soldi. Che, insomma, dall'IRC sono cresciuti, esatto, tutti i piloti che stanno correndo in italiano adesso. Avete nella gara un Matt Osberg, che voglio dire, sto campione del mondo, per cui è una ciliegina indifferente avere campioni di questo genere. E anche lui non è che arriva e corre col braccio fuori al finestrino, deve sudare, deve darci del suo. Il livello è alto, De Tommaso, Crugnola, tutti i piloti di altissimo spessore. De Tommaso appena vinto a Roma, esatto. Crugnola è secondo me il pilota più forte in Italia, senza ombra di dubbio, è passato dagli RC, quindi vuol dire che è la giusta scuola. Esatto. E senza niente togliere gli attuali Rossetti, certo. Avevi e via dicendo, voglio dire, certo. Stanno facendo veramente numeri. Rossetti è sempre stato fortissimo, quindi, quindi non ha bisogno di presentazioni. Sì, stiamo parlando di piloti di un certo livello, quindi non c'è bisogno di dire questo, anzi è venuto anche a trovarci, quindi lo salutiamo. Michele, anche per te stessa domanda, come ti sei trovato? Siamo quasi al termine appunto di questa esperienza all'IRC, quindi puoi già fare una valutazione. Di sicuro fin dalla prima gara mi sono trovato veramente tanto bene, perché è un campionato dove c'è un gran bel clima, dove c'è la battaglia tra i piloti quando ci si mette il casco. Quando si è in giro, quando ci si trova in ricognizione così, è sempre bello, come ci si può chiacchierare, ci si può confrontare e aiutarsi, anche perché ci sono piloti più esperti e piloti meno esperti. Quindi è veramente tanto bello il clima che si forma all'interno dell'IRC. In più, come ha detto Gabriel, è uno dei campionati con più iscritti in Italia, siamo in 25 in classe, sì. Quindi la battaglia è fuori di testa fin dalla prima gara, fin dalla prima prova, e quindi di sicuro per un giovane, per crescere, secondo me è il posto più adatto, perché trovi tanta competizione e tante grandi e belle amicizie che si possono formare dentro un campionato così. O che si ritrovano. O che si ritrovano poi nelle trasmissioni televisive, vi ritrovate. Guarda, io ho amicizie che ho fatto i tempi dell'IRC, che non dico che ci sentiamo, però mensilmente ci si sente così, perché rimangono al di fuori anche del campionato, al di fuori delle gare e qualsiasi problema. Non ti dico adesso con l'incidente, tutti gli amici dell'IRC mi hanno chiamato perché sono fatti sentire assolutamente, che era un po' che non ci sentiva, cioè, certo. Così, quindi è una cosa che lega tanto. Al di fuori della competizione, il famoso terzo tempo nel rugby, insomma, esattamente, quando si finisce la partita dopo essersi picchiati ci troviamo a mangiare bene insieme, esattamente, quello è sì. È la cosa più bella in assoluto. Abbiamo 2 minuti a testa, torno da te Mattia per farci rivivere un po' come è cominciato appunto la tua carriera e come sei arrivato fino alle RC di questa stagione.
in 2 minuti 2, so che non è facile, però i passaggi principali. Allora, io sono nato in una famiglia che comunque tutti sono appassionati di rally. Mio zio ha delle macchine che tiene a casa, quindi da lì me l'ha iniziato a fare usare, spostare intorno a casa, e da lì è stato amore puro. E voglio continuare questa carriera, e il mio sogno nel cassetto è arrivare in alto, dove penso che vogliamo arrivare tutti, quindi chiaro, mi più alto possibile. 100% per... Esatto. E la prima gara te la ricordi? La prima volta che sei salito su un'auto e hai fatto quella che... Allora, la prima volta che sono salito in una gara... Sì, la prima volta che sono salito in una gara è stata l'Adria Rally Show 2020, sì. 2021. E è stata bella come gara, peccato per un errore che abbiamo fatto un giro in più, sennò avremmo fatto anche un ottimo risultato. Quindi abbiamo preso 3 minuti di penalità, però le gare sono queste e succedono, purtroppo... Chiaro. Non ci possiamo fare niente. Cioè, hai preso gusto, hai fatto un giro in più, volevi farla durare di più. Sì, a me non paga per noleggio, quindi ho detto che faccio un giro in più. Esatto, esattamente. E c'è un aneddoto che ricordi con maggior piacere nella tua carriera fino ad oggi? C'è quella gara o quel momento o quella situazione che ricordi con più piacere? Il Casentino è la gara più bella che ho fatto in assoluto fino ad ora, quindi non me la dimenticherò mai questa. Ah, quindi è recentissimo, insomma. Fresca, recente. Bene, fa ben sperare per il futuro, insomma. Gabriel, stessa domanda, esatto. Abbiamo sempre 2 minuti, raccontaci un po' come è iniziata la passione e un po' la trafila fino ad arrivare ad oggi. Io ho iniziato con i go-kart per colpa di mio papà. Colpa. Lui faceva rally, quindi ha fatto per qualche anno, quando poi sono andato io lui ha smesso e mi ha trasmesso la passione, infatti devo ringraziare lui per tutto quello che ha fatto e mi ha dato in questi anni. Poi ho proseguito con i car cross, rallycross su terra asfalto, poi è arrivato Miki, abbiamo combattuto un po' insieme qualche anno e poi il mio obiettivo era, una volta fatti 18, cominciare a correre nei rally. Ci sono riuscito nel 2020 e adesso sono al mio terzo anno nei rally in questo momento. Il sogno, diciamo, c'è da dividere un po' le due cose, c'è ovviamente il sogno che è quello di riuscire a farlo come lavoro, che è un sogno che metti da una parte e non ci devi pensare, certo. E poi la parte un po' più realista, dove sarebbe bellissimo riuscire a correre senza dover più pensare al budget. Quella sarebbe il mio obiettivo, riuscire a correre tanto ma senza pensare al budget e avendo, insomma, le spalle coperte. Quello sarebbe l'obiettivo, togliendosi, insomma, parecchie soddisfazioni, certo. Soprattutto in Italia. E poi si vedrà, alla fine non è facile uscire dall'Italia e far fortuna fuori, insomma. Ma ti piacerebbe fare qualche esperienza all'estero? Certo, insomma, alla fine, come ho detto prima, c'è soltanto un modo, secondo me, per riuscire a farcela, ed è quello: andare a correre all'estero, fare magari come tipo Mabellini, sì. Andato a fare l'europeo. L'unico modo per riuscire a far carriera è quello, e lui ci sta riuscendo, quindi... Può essere una strada da percorrere. Quello, secondo me, è l'unico modo. Sì. Ovviamente, per riuscire a farlo devi avere le possibilità di farlo. E quello sarebbe già... Un gran bel scoprire sogno. Un po' il sogno, ecco. Aprire il cassetto. Che hai messo perlomeno aprirlo. Se no, dall'altra parte, sarebbe bello riuscire a farlo senza più pensieri economici. Eh sì, sarebbe una grande, già un bel passo. È già un bel passo. Assolutamente sì. Ti permetterebbe già di fare parecchie gare e, appunto, non avere il pensiero. Michele, tocca a te. Un po' noi già ti conosciamo, facciamo finta di no, però ci devi raccontaci un po', esatto, come è partita la passione e come sei arrivato fino a qua. Io parto ormai, come in tanti sanno, come hai detto te, dal ghiaccio, da Livigno. Mio papà ha fondato l'Ice Driving School e quindi io sono nato e cresciuto sul ghiaccio, e questo mi ha dato veramente tanto. Poi ho continuato con i car cross, facendo 4 anni di rallycross e divertimento puro. Poi abbiamo provato a fare il salto nel campionato italiano rally, entrando con C-Team Italia, dove ho imparato veramente tanto e sono cresciuto anche mentalmente. E adesso sono arrivato finalmente all'IRC, dove mi sto togliendo delle belle soddisfazioni, sto lavorando tanto bene di testa, che mi dà tanta forza, diciamo, e in più
ho i miei piccoli sogni che piano piano sto aprendo, come ad esempio mi è sempre piaciuto fare video, montare video, e infatti mi piace tanto raccontare le mie gare, e lo faccio in un modo diverso da come fanno molti, ovvero li racconto tramite video sul mio canale YouTube. E quindi quello lì è uno dei miei sogni che, grazie al cielo, sono riuscito ad aprire e spero di portare avanti. Per portare avanti quel sogno lì devo continuare a correre. Chiaramente. E quindi lì devo aprire anche il secondo. Esatto. Cosa porta avanti l'altra, esatto, esatto. Quindi sto piano piano aprendo anche il secondo sogno, quello più grande. E diciamo che uno aiuta l'altro. Certo. E quindi adesso sto cercando di migliorare sempre di più e sperare, come ha detto Gabriel, di farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti, perché secondo me non è una cosa impossibile, ma è una cosa veramente tanto complicata. Però il mondo dei motori è veramente tanto bello, e una volta che lo si scopre, che si capisce un po' come funziona, ciao, non ci puoi più uscire. E quindi adesso che ci sto entrando in punta di piedi, non vedo l'ora di poterlo fare in tutto e per tutto, chiaro, il più chiaro possibile. E beh, già il riuscire a trasformare la propria passione nel proprio lavoro, penso che sia già un sogno già raggiunto. Poi tutto quello che arriva in più è chiaramente tutto riguadagnato. Noi, ahimè, siamo in chiusura. Prima siamo di chiudere, già lunghi. Siamo già andati lunghissimi, sì, perché abbiamo fatto parlare di più i nostri ospiti, giusto, ed è un piacere. Prima di chiudere, però, c'è un appuntamento importante che vogliamo ricordare. È il quarto Memorial Day Christian Zucconi, che si svolgerà il 3-4 settembre a Bassignana, in provincia di Alessandria. È un evento importante, Pacca, perché a parte che succederanno un sacco di cose. Esatto, perché hanno organizzato il taxi rally, l'elicottero, tante cose, tante, diciamo, piccole manifestazioni, una manifestazione che tutto il raccolto sarà devoluto in beneficenza. E quindi noi quando c'è qualcosa legato alla beneficenza siamo ben contenti di promuoverlo e cercare di invitare più gente possibile e farlo conoscere a più gente possibile. Quindi assolutamente. Vi invitiamo tutti a essere presenti e a portare tutto il vostro contributo. E cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che riusciamo a fare. Assolutamente. Quindi appuntamento appunto il 3 e 4 di settembre. Siamo in chiusura, io vi ringrazio ragazzi, grazie Gabriel, grazie Michele, grazie Mattia per essere stato con noi a Driver. In bocca al lupo tutti e tre per la vittoria. Noi ci auguriamo vinciate tutti e tre. Perché tutti e tre sul podio. Come sempre, paraculissimi fino all'ultimo. Ovvio, mi sembra minimo e doveroso. No, chiaramente si scherza, però che vinca il migliore, si dice in questi casi qua. E prima di andare a chiudere ricordiamo anche i nostri appuntamenti. La giovedì sera in avanti, dalle 20 in avanti, su Stella TV, canale 94 del Digitale Terrestre, inizieremo il weekend in vostra compagnia. Qualora non facciate in tempo a vedere in diretta le nostre puntate, verranno poi tutte quante postate sulla pagina Facebook Driver TV ed ovviamente sul canale YouTube sempre Driver TV, oltre al neonato canale Instagram Driver 94. Il sabato sera, Pacca, appuntamento canale 229, imperdibile, piattaforma di Sky, dalle 22 circa in base al palinsesto. Vi terremo compagnia anche lì per tutto il weekend, quindi ci trovate veramente dappertutto. Siamo come il prezzemolo. Esattamente. Grazie ancora per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.